Niente più stress da parcheggio per quanti aderiranno al progetto di mobilità sostenibile Costa dei Trabocchi presentato questa mattina presso la bike station della stazione di Pescara. La sperimentazione del progetto, promosso da Camera di Commercio di Chieti Pescara, GAL Costa dei Trabocchi, Legambiente, Polo Inoltra Trasporti e Logistica e da Donato Di Fonso e Fratelli S.p.A., prevede un potenziamento dell'intermodalità di trasporto treno, bici e autobus dall'entroterra verso la Costa dei Trabocchi, con il coinvolgimento del trasporto pubblico locale e di RFI e Trenitalia attraverso l'utilizzo di bike station in cui noleggiare bici e rastrelliere per il trasporto su autobus e treni. Previste anche sconti e agevolazioni per chi, presentando il titolo di viaggio, deciderà di usufruire in spiaggia dei servizi legati all'abbalneazione. Il servizio partirà dal 15 luglio e andrà avanti fino al 15 settembre. È uno sforzo che insieme si sta facendo, il territorio si è messo a sistema, c'è una rete che sta dialogando meravigliosamente bene, che va dalla regione alle province, alle camere di commercio, ai comuni, alle DMC, ai privati, insomma credo che le associazioni ambientaliste, le associazioni di volontariato, mi sembra che l'Abruzzo stia capendo il significato di questa pista per cercare di disincentivare l'uso delle auto. Lido Legnini, vicepresidente della Camera di Commercio di Chieti Pescara. Il progetto nasce da un'esigenza che è stata rappresentata innanzitutto dagli operatori turistici e economici della Costa dei Trabocchi, cioè quello della mancanza di posti auto, di parcheggi e quindi dell'esigenza anche di rafforzare un sistema di mobilità alternativa come quello che viene presentato oggi. È un progetto appunto sperimentale che ha tre fasi, una appunto luglio e agosto, dove metteremo appunto le bike station e gli orari degli autobus. Dopodiché quest'inverno ci sarà un'analisi e un approfondimento con il monitoraggio di quello che è andato e quello che non va, per ripresentarlo a inizio stagione prossima in modo più efficiente. Giuseppe Di Marco, presidente di Legambiente Abruzzo. È un passo importante per dare uno spazio sempre più forte al ruolo del trasporto pubblico e della mobilità a zero emissioni. Ovviamente il coinvolgimento della bici, del treno e del trasporto TPL su gomma vuole essere proprio un incentivo ad alleggerire il carico delle auto sulle nostre strade e favorire soprattutto delle mete turistiche come può essere la Costa dei Trabocchi, che necessita di una mobilità alternativa.